Ok, dovremmo esserci a questo punto. Purtroppo niente, col problema del collegamento mi è saltata la connessione. Comunque dai, meglio così, tutto risolto. Va bene, possiamo andare avanti tranquillamente. Allora, vi dicevo, beh, questo collegamento intanto mi sembra che sia stata una cosa carina, no? Anche le prossime volte magari ne faremo altri. Vi dicevo che ieri, ho fatto una lunghissima camminata, ma purtroppo, insomma, le cose che ho girato, secondo me, alcune cose sono belle, interessanti, però insomma il contorno non era quello che mi ero prefissato. Comunque, dai, vabbè, non c'è problema andiamo avanti lo stesso con la trasmissione, vi faccio vedere le cose che ho girato ieri. Allora, intanto ieri sono andato nella parte est di Manhattan, quindi diciamo nella parte di, non so, Terza Avenue, Lexington, tutta quella parte lì, e perché sempre seguendo Forgotten New York sono andato a cercarmi dei posti particolari. Allora, intanto partiamo subito col filmato, che è questo qua, che adesso vi faccio vedere. Tac. Ecco, questa è la sinagoga di New York, centro della comunità ebraica. E tenete presente che la comunità ebraica, fino a un po' di tempo fa, quella di New York era la più grande del mondo. Adesso è stata la più grande del mondo, è quella di Tel Aviv, in Israele. Ma pensate che New York, fino a un po' di tempo fa, contava la comunità ebraica più grande del mondo, e Gerusalemme e Tel Aviv sommate incluse. Erano minori, diciamo, gli ebrei lì in quelle città rispetto a New York. Adesso invece New York è la seconda, la Tel Aviv l'ha sopravanzata, quindi questo è giusto come informazione. Questa è la sinagoga che si trova sulla Lexington. Ecco, e poi niente, ho camminato di nuovo, un po' sono andato avanti, vedete qui c'è l'incrocio a Terza e 53esima, mi sembra, e l'ho fatto per farvi vedere questa cosa che è classica di New York, ecco, il famoso camino col fumo che esce, o a volte sono anche soli tombini, quella è la condensa dell'aria condizionata che esce dal sottosuolo di New York. Guardate, ecco, questa zona qui di Lexington, l'ho detto anche l'altra volta, l'architettura è proprio bella, 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 mi ricorda un po' Chicago, è molto particolare. Ecco, qui siamo arrivati sulla Seconda Avenue, la 53esima, e questo l'ho documentato perché qui si arriva in un posto che adesso poi vi dico, tanto vi vedete un po' di immagini qui della seconda Avenue, che è una zona che molto spesso non viene battuta, però insomma non c'è moltissimo, però l'architettura non è male. E sono venuto qui per questa cosa che mi è stata appunto segnalata dal libro, che è la East 53esima Strada Houses, si chiamano. Queste sono due case, vedete, fatte con quegli sterelli di legno. Queste sono case costruite in questo modo molto usuali in America, ma non a New York. Difatti queste sono state costruite nel 1866, e pensate che a quell'epoca erano circondate solo da campi e da foreste, non c'era null'altro intorno, era proprio campagna. È diventato un landmark storico questo, perché appunto sono molto antiche, e poi vabbè, piano piano la città le ha inglobate, però sono riusciti a mantenere questa caratteristica, ecco. Sono rimaste esattamente come erano all'epoca, non sono state buttate giù per fare case nuove, cose di questo tipo. Vedete, queste sono in legno, guardate come molto spesso capita negli Stati Uniti, le case sono tutte costruite in legno. Poi vabbè, questo è il MetLife, visto diciamo, io qui sono a nord, quindi la guardo da nord verso sud. Questo è il grattacielo che una volta si chiamava Panam, e sulla cui sommità c'era anche un eliporto, potevano atterrare gli elicotteri. Qui siamo arrivati in Madison, e qui ci sono perché devo farvi vedere questa cosa che adesso vedrete fra poco, che è un pezzo di muro di Berlino. Ci avreste mai creduto che a New York si trova un pezzo di muro di Berlino? Anche qui c'è una storia. Questo è sulla 53esima, vicino a Madison Avenue, come avete visto. Dunque, voi sapete che il muro di Berlino è stato abbattuto, mi sembra, nel novembre del 1989. Dopo 28 anni che era stato costruito, e 360 segmenti di questo muro furono offerti in vendita, e una parte di questi segmenti venne acquistato e venne portato qui a New York. Quindi qui c'è proprio questo pezzo di muro di Berlino, così com'era, con i graffiti e
e quindi eccolo qua. Ecco Luca, sono contento che adesso che l'hai sempre cercato non l'hai mai trovato. Ecco, a questo punto vi ho detto, si trova, ripeto, alla 53esima vicino alla Madison Avenue. Ecco, questo è sempre il MetLife, inserito appunto in questi grattacieli classici di New York, ormai lo sapete. Ecco, e qui l'ho fatto perché questo è il mitico Waldorf Astoria, uno degli alberghi più lussuosi di New York, anche se leggermente invecchiato, comunque un albergo mitico, però insomma avrebbe bisogno di una ristrutturazione. E poi qui arriviamo invece a un altro punto che è l'Hamster Yard, e anche questo ve l'ho documentato perché questo intanto si trova sulla 49esima e vicino alla Terza Avenue. Perché questo passaggio è datato 1830, forse anche prima, un piccolo specie di corridoio, adesso lo vedrete. E da questo posto qui partiva la diligenza che andava verso Boston, su un percorso che adesso non esiste più, si chiamava la Eastern Post Road, e partiva da New York e arrivava a Boston. Questo era proprio il posto da dove partivano le diligenze. E nel 2002 questo posto è stato acquistato dal Centro Culturale Ispanico ed è stato aperto al pubblico, per cui chi vuole può venire qui. E guardate, c'è questo piccolo parco interno di una tranquillità. Guardate, io mi sono seduto lì, c'è un fresco bellissimo, è stato proprio bene, tranquillo, tranquillo. Una piccola oasi all'interno della frenesia di New York. È proprio un posticino proprio carino, carino, carino. E guardate che bello che c'è questo grate infarbattuto. Lì c'è un salottino appunto con la biblioteca del centro ispanico. È proprio un posto tranquillo, tranquillo. Credo che ci sia, anzi, c'è una connessione wifi anche, non è libera, c'è una password, probabilmente è riservata insomma, a quelli del centro culturale. Ecco, a questo punto invece arriviamo al retro della Grand Central Station, perché qui siamo sempre sulla Lexington e all'incrocio con la 43esima strada. Perché siamo andati qua? Perché vedete, qui c'è questa tettoia per i taxi e vedete questi topi scolpiti. Allora, anche qui c'è una storia. Questa tettoia, è stata aperta, al pubblico nel 1927, nel momento più alto dell'architettura Art Deco. Quindi questo è proprio un esempio di architettura Art Deco. E, gli architetti che costruirono questa cosa vollero, simboleggiare lo stato diciamo, la situazione di New York come grande porto commerciale e quindi per simboleggiarlo scelsero i ratti, i topi che loro avevano così spesso trovato sulle navi e quindi decisero di simboleggiare proprio questo aspetto portuale di New York con i topi. Quello è intanto un pezzo dell'ONU, del Palazzo di Vetro degli Stati Uniti che si vede in fondo. E quindi niente, anche questa è una piccola, come dire, piccola osservazione storica, vedete, qui sulla Lexington, magari uno non ci fa caso, ma è un po' strano vedere questa tettoia sorretta da questi supporti sui quali vengono appunto simboleggiati i topi e quella specie di coni rovesciati, intanto qui siamo da Cipriani, famoso ristorante italiano, quei coni rovesciati, dicevano, servivano per essere messi sulle funi in modo da non far salire i topi nei porti. Ecco, questo è Cipriani, guardate che bel palazzo, ristorante, quello potrebbe essere un palazzo di Firenze, secondo me, proprio bello, 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 bello. E qui invece a fianco c'è un'altra cosa che ho voluto segnalarvi, questo si chiama il Channing Building, e vedete che questa è una delle migliori creazioni Art Deco di New York, è stata finita nel 1929 ed è un posto culto di tutti gli studenti di architettura, perché appunto rappresenta un esempio di architettura Art Deco per eccellenza, insomma, quindi tutti gli studenti vengono qui. Rappresenta un basso rilievo, vedete un po' dorato, e raffigura dei pesci, cioè, messi, vedete, anatre, pesci, insomma, messi in un certo ordine, e qualcuno dice che l'ordine è dato dall'ordine di evoluzione della specie. Quindi, ecco, questo è il Chrysler che si trova in zona. Poi, vabbè, il Chrysler ha tutta una storia, anche lui è un grande esempio di Art Deco, eh? Quindi, ecco, vedete, questa fascia che circonda tutto questo edificio, questo basso rilievo, è un posto di studio.
anche il Chrysler, ovviamente, lo sapete tutti. Ecco, poi ragazzi, fatemi sapere, questa scultura che si trova lì sopra è per caso quella sulla quale si siede nel film Spider-Man? Io ho avuto questa sensazione, adesso non so se sia quella, però non so, non me lo ricordo, fatemelo sapere casomai. Ecco, la Olders Chrysler è molto bella, dice Shop, non ci sono andato dentro, no, sì, ecco, concordo con Ettore dicendo che il Chrysler è uno dei grattacieli più belli, dei palazzi più belli di New York. E vabbè, insomma, la scultura è unica, la scultura è. Ecco, qui poi invece arriviamo nell'ultimo posto che devo far vedere, che questo si chiama Sniffen Court, e purtroppo però stavano facendo dei lavori all'interno, per cui insomma non si capisce tanto bene. Vi dico, questo si trova sulla 36esima strada e la 3ª Avenue. È stato costruito tra il 1850 e il 1860, ed era usato, queste casette che vedete intorno, erano usate come stalle fino al 1920, quando poi furono convertite, in appartamenti. La particolarità, intanto, per gli appassionati di musica, Ettore, per esempio, questa locazione è stata usata per la copertina di un LP dei Doors, che si chiama Strange Days. In questa copertina si vede appunto questo luogo con delle figure circensi, circo, acrobati, stavano lavorando, per cui insomma non mi spiace, ma insomma quello che è questo. Ecco, poi niente, qui praticamente stavo tornando indietro, e qui ho visto questa scultura, come spesso capita all'esterno dei palazzi di New York, questa scultura. E poi vedete, questo è il MetLife visto invece guardando da sud verso nord. È una particolarità che adesso vi dirò, è che lì vicino c'è la Grand Central Station, e vedete le macchine, qui c'è una strada che passa proprio sotto il MetLife e lo attraversa, quindi si passa sotto e si arriva dall'altra parte. E poi niente, qui oggi ragazzi sarà una puntata proprio corta corta, anche se mi sono massacrato, ho camminato tantissimo, ma insomma le cose da farvi vedere. Ecco, poi qui sono arrivato a Bryant Park e ho pensato che magari avrebbe potuto farvi piacere vedere questa vista tranquilla di questo luogo che molti di voi conoscono. Ho provato a guardare con l'iPhone, mi vedeva la connessione wifi, però non riusciva ad agganciarsi, ormai non so perché. Non è che chiedesse password o cose di questo tipo, è assolutamente libera, e però non sono riuscito ad agganciarmi, non ne conosco il motivo. Ecco ragazzi, oggi, vabbè, insomma, mi rendo conto che oggi è stata una puntata un po' cortina, una ventina di minuti, insomma, però questa cosa, poi il collegamento con Ettore che ci ha raccontato un po' la sua New York, credo che sia stata una cosa comunque piacevole. Niente, io per oggi purtroppo non ho altro da farvi vedere. Vi dico, ho camminato veramente tantissimo ieri, perché pensate un po', sono sceso praticamente dalla 58esima fino alla 42esima, e passando dalla Lexington alla 3ª, alla 2ª Avenue, insomma, ho veramente camminato tantissimo. Questo è quello che ho tirato giù. Oggi penso che andremo in un posto dove invece la cosa sarà più ricca, quindi domani penso che la puntata sarà un po' più lunga. Io per adesso, niente, vi saluto, vi do appuntamento domani, e vi saluto come al solito col mio grande e solito grandissimo ciao!